Ciao a tutti! Oggi nuovo video a tema Instagram e fotografia. Un po' di tempo fa vi avevo fatto un video in cui vi spiegavo per bene tutte le app che utilizzo io per modificare le mie foto da pubblicare su Instagram. Vi lascio il link qui sopra nelle schede e anche giù nell'info box. E se non l'avete ancora fatto vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, dove sono molto più attiva. Comunque, dato che quel video vi era piaciuto tanto e mi avete scritto per chiedermi altri consigli su come fare le foto, ho deciso di iniziare questa nuova rubrica in cui vi do appunto dei consigli più pratici su come scattare. Io mi scuso ma non riesco a trattenerla, non vuole stare né giù né sul letto. Comunque, vi do appunto dei consigli su come scattare delle foto un po' più particolari e poi ditemi se siete d'accordo, ho deciso di dividere questi, fare più video divisi per, diciamo, tematica. In quello di oggi voglio darvi dei consigli su come fare dei flat lay o on the table, come volete chiamarli. I flat lay, per chi non lo sapesse, sono delle composizioni di oggetti fatte su un piano, che può essere un tavolo, il pavimento, il letto, qualsiasi cosa. Comunque, io adesso inizierei dandovi dei consigli più generali che valgono un po' per tutti i tipi di foto. Per alcuni di voi saranno banali, dovrebbero esserlo, però vi assicuro che su Instagram ho visto di tutto, quindi evidentemente non lo sono. La prima regola che bisogna seguire è cercare di scattare in buone condizioni di luce naturale, perché vi assicuro che nessuna luce artificiale, e siano le lampadine di casa per quanto potenti oppure i softbox per chi ce l'ha, nessuno vi darà il risultato che vi dà la luce del sole. È vero che ci sono tante app con cui si può poi aggiustare la luminosità e tutto, però vi assicuro che scattare con una buona luce di base è praticamente metà del lavoro. Quindi vi consiglio di cercare un punto della casa abbastanza luminoso, dove ci sia una bella finestra, un bel balcone, e posizionare lì il vostro flat lay. Poi vi consiglio alcuni piccoli accorgimenti. Nel momento in cui studiate la vostra composizione, cercate di mettere gli oggetti più grossi e ingombranti dal lato interno, perché se lo mettete vicino alla finestra rischierete di fare ombra su tutto il resto, quindi mettetelo in un punto in cui l'ombra non vi dà fastidio. Poi, se vi è possibile, cercate di studiare anche la composizione e posizionare gli oggetti appunto in modo da creare meno ombre possibile, o quantomeno ombre che non vi diano fastidio al resto della composizione. Quindi cercate di orientare la vostra base, se riuscite, oppure tutti gli oggetti, in modo da ottenere il risultato più armonico possibile. La seconda cosa che ci aiuta ad avere delle belle foto è ovviamente il mezzo con cui scattiamo. Non bisogna avere per forza una reflex super professionale, io ho visto delle bellissime foto scattate anche da cellulare. Ovviamente deve essere un cellulare con una buona fotocamera, perché è inutile prenderci in giro se abbiamo un cellulare vecchio con una fotocamera che scatta foto sgranate di pessima qualità. Difficilmente riusciremo ad ottenere dei buoni risultati, nemmeno con tutte le app del mondo. Quindi nel momento in cui volete dedicarvi a questo mondo, alla fotografia e tutto il resto, penso che un minimo ci sarà da investire in una buona fotocamera, un buon cellulare. Nel momento in cui dovete fotografare dei soggetti o degli oggetti, cercate di sceglierli e combinarli tra loro in maniera che i suoi colori risultino più armonici possibili, quindi scegliete colori simili tra loro o se diversi magari nella stessa gradazione o tonalità. Insomma, dovete cercare di studiare qualcosa che sia piacevole alla vista e che non crei disturbo magari con sbalzi di colore troppo eccessivi. Ma veniamo ora ai consigli più pratici per quanto riguarda i flat lay, e iniziamo dai piani d'appoggio. Ci sono varie alternative che potete utilizzare come base per i vostri flat lay, però ricordate che non tutti i piani sono ugualmente fotogenici. Per esempio, se prendete il tavolino in legno scuro con sopra il centrino in pizzo della nonna, magari la vostra foto non otterrà tanto successo. Ricordatevi sempre che le foto più chiare e luminose hanno più successo, sono più piacevoli alla vista ed è più facile che ottengano più mi piace. Io nel corso della mia storia su Instagram ho utilizzato principalmente tre tipi di piani. Prima utilizzavo molto il lenzuolo bianco perché è comodissimo e chiaro, quindi diciamo fa risaltare tutto quello che c'è sopra il piano, è facile da reperire perché appunto un lenzuolo bianco si trova un po' dappertutto ed è facilmente posizionabile in qualsiasi punto della casa, quindi quello rimane penso il top, la base dell'Instagrammer. Quindi un buon lenzuolo bianco, non eccessivamente di grandi dimensioni, ma vi permette di ottenere dei bei flat lay. Poi, per alternare un po' le basi dei miei flat lay e non farli apparire tutti uguali, ho deciso di creare una base apposta per le foto e ho creato questo, praticamente il mio finto piano in marmo. È semplicissimo da realizzare perché io ho semplicemente comprato un piano incompensato
di dimensione media, tra l'altro era molto più grande, io l'ho divisa a metà, quindi ho due piani in marmo, e sto proprio attaccato una carta adesiva con la fantasia marmo. Io ho comprato tutte e due cose da Brico, però penso che potete trovarlo in qualsiasi centro fai da te, la carta adesiva anche nei cinesi è facilmente reperibile. Ed è comodissima perché è un piano che io posso spostare in qualsiasi punto della casa, è leggero, è trasportabile e posso appunto scegliere i punti più luminosi della casa. Quindi, se non ci avevate ancora pensato, io vi consiglio un'alternativa del genere. Poi, ovviamente, è subentrato il famosissimo tappeto peloso dell'IKEA, che ormai conoscerete tutti, anche quello è comodissimo per fare queste composizioni un po' più studiate. E infine, da un po' di tempo, ho comprato anche un tavolino in legno, sempre dell'IKEA, che ho trovato abbastanza comodo anche in questo caso. Quindi, come vedete, potete scegliere qualsiasi tipo di base, dipende anche dai vostri gusti, dal tema della vostra galleria, dai colori che intendete dare alla vostra galleria, e potete sbizzarrirvi anche un pochettino col fai da te e creare voi la vostra base da foto. Ma vediamo adesso al quarto punto, credo che sia, ovvero la composizione vera e propria. Ora vi darò dei consigli che riguardano un po' l'accostamento degli oggetti, però ovviamente è tutto molto soggettivo, io parlo di quello che piace a me, come preferisco fare i miei flat lay, però ovviamente ognuno può farli come preferisce. Nel momento in cui io devo posizionare gli oggetti, io sono una persona molto precisa e ho una fissa per la simmetria, quindi cerco di posizionare tutti gli oggetti in maniera quasi geometrica. È vero che gli oggetti sul flat lay devono sembrare buttati lì a caso, però in realtà non devono essere buttati lì a caso, ci deve essere un minimo di studio dietro. A prescindere dal gusto personale, secondo me dovete cercare di studiare la composizione in modo che risulti anche in questo caso più armonica possibile, ovvero gli spazi devono essere ben distribuiti, ovvero dovete scegliere e posizionare gli oggetti in modo da non lasciare troppi spazi vuoti e di calcare le cose tra di loro. Potete spostarle in modo che lo spazio sia riempito tutto in ugual maniera. Io per esempio cerco di aiutarmi molto con le linee geometriche, cerco di posizionare gli oggetti in modo che geometricamente risultino ben distribuiti, cerco di alternare le linee oblique a quelle verticali, non metto mai cose tutte a caso, ogni cosa è posizionata per risultare ben accostata all'altra. E quindi penso che nel complesso poi risulti bene, risulti un buon risultato. E quando utilizzate delle linee geometriche, mi raccomando, fate attenzione a quelle, soprattutto alle linee verticali e orizzontali, perché non credo che ci sia cosa più fastidiosa delle cose storte, come gli orizzonti storti, cioè se la cosa è studiata per essere dritta, cercate di metterla il più dritta possibile. Aiutatevi con la griglia della fotocamera, con la griglia del cellulare, ma cercate di metterli in maniera più dritta possibile. L'ultimo consiglio che posso darvi è quello di fare tante tante prove. Difficilmente riuscirete ad ottenere il flat lay, ma in generale la fotografia perfetta al primo scatto. Quindi dovete provare, riprovare, scattare, scombinare la composizione, ricrearla, spostare gli oggetti, finché non otterrete il risultato che vi piace. Poi vi assicuro che piano piano, man mano che li fate giorno dopo giorno, anche il vostro occhio si abituerà a studiare delle composizioni ben fatte, a capire cosa è meglio fare, cosa è meglio non fare, cosa è meglio mettere. È tutta una questione di esercizi alla fine. Come vedete, non sono tante le cose a cui bisogna fare attenzione, gli accorgimenti da seguire. Sono sempre le solite piccole cose che però fanno la differenza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto e vi sia risultato interessante. Fatemi sapere se vi piace appunto quest'idea di fare questa serie di video in cui vi do consigli su varie tipologie di foto. Fatemelo sapere nei commenti oppure lasciando un like, scrivetemi su direct, qualsiasi cosa, perché a me è utile fare sapere se procedere o meno. Adesso io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!